Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Alex e oggi parliamo e vediamo come fare le legature di sicurezza sulle nostre moto. Le legature di sicurezza vengono utilizzate nelle moto da pista e soprattutto sono obbligatorie nelle moto da competizione. Abbiamo già accennato in un altro video di circa un anno fa o forse qualcosa in più delle legature di sicurezza, in quel caso era relativo al fissaggio delle manopole. Ti lascio il link comunque qui sotto, se non l'hai già visto puoi dare un'occhiata, e anche nelle schede qui in alto da questa parte. Le legature di sicurezza, dette anche frenature, o meglio in gergo aeronautico sono dette frenature proprio perché è una roba che arriva dal mondo aeronautico, servono, ovviamente sono dei dispositivi di sicurezza, come dice il nome stesso, e servono ad evitare che alcuni componenti, alcune viti, vadano a svitarsi causando delle situazioni di pericolo. Per quanto riguarda le competizioni, sono obbligatori da legare determinati componenti, ad esempio il tappo di carico e di scarico dell'olio, i tappi di le viti di eventuali raccordi di olio o liquidi in pressione, il tappo del radiatore e altre cosine. In questo video vediamo nella pratica come fare una legatura di sicurezza e a titolo di esempio rifarò la legatura, che ora qui è staccata, al tappo di carico dell'olio. Ho deciso di mostrarvi questa, è la più comoda, la più facile, e potete vedere bene come vengono realizzate le frenature o legature di sicurezza. Vado a prendere il necessario e andiamo a vedere come si fa. Quello che ci serve per fare delle legature di sicurezza sono la pinza torciglia a filo o pinza per legature di sicurezza e ovviamente il filo per le legature. È un filo apposito in acciaio in diverse sezioni, io ne utilizzo uno molto fine, vado a memoria, dovrebbe essere uno 0,8 se non addirittura 0,6, comunque è molto sottile. La pinza ora ve la faccio vedere nel dettaglio, ha una particolarità: intanto si va a bloccare, quindi si prende il filo nella pinza e poi abbassando il cursore si blocca, così facendo rimane serrato il filo all'interno della pinza. E quando andiamo a tirare, tra un attimo vediamo come, grazie al pomello posto nella parte posteriore, la pinza ruoterà andando ad attorcigliare automaticamente il filo. Dopodiché una pressione sui manici e la pinza rilascia il filo. Spostiamoci verso il tappo e andiamo a vedere nel dettaglio come fare. Per rendere possibile le legature di sicurezza sarà necessario preparare i componenti, ad esempio il tappo di carico dell'olio, in questo caso, è stato forato proprio per far passare il filo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Si vede? Non lo so. Comunque c'è un forellino, basta un forellino da 1-2 mm, il filo è 0,8-0,6, quindi è facile immaginare che basti veramente un piccolo forellino. E ovviamente dall'altra parte, quindi sulla moto, sarà necessario forare. In questo caso è forata una delle viti del carter, quindi sempre con un forellino da 1-2 mm, è ostico come operazione ma è fattibilissima, si va a forare la vite. Alcune moto hanno anche delle parti più comode dove andare a forare, in questo caso ad esempio che c'è una specie di paratia in metallo di fianco alla vite, si poteva anche andare a forare lì. Il problema è che in quel punto sarebbe stata un'operazione irreversibile, mentre la vite la possiamo togliere un domani e andare a cambiare con una non forata se ci dà fastidio vedere il foro, la possiamo spostare in un punto meno visibile. Ora avvicino la camera al tappo e vediamo come fare. Quindi la prima cosa da fare, oltre a mettere gli occhiali nel mio caso perché altrimenti non vedo una mazza, in questo caso è far saltare la legatura vecchia. La pinza ha un tagliente con il quale possiamo andare a tagliare la vecchia legatura. Quindi l'abbiamo tolta, adesso tiriamo via anche questo pezzettino di filo che era rimasto incastrato. Prepariamo
tanto beh, il tappo va avvitato, altrimenti tanto vale. Quindi avvitiamo il tappo, prepariamo un pezzo di filo per legature. Non possiamo usare fil di ferro, non sarebbe proprio lo stesso risultato. Andiamo a infilarlo nel foro, possiamo aiutarci magari curvandolo leggermente, andiamo a infilarlo nel foro della vite. Lo facciamo passare, sempre un po' ostico questo passaggio, e andiamo a prenderlo, se c'è lo spazio, con la pinza. Ecco fatto. Lo facciamo passare per la metà della lunghezza. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, il filo per legature è molto tenace e vi si infilza facilmente nelle dita, quindi occhio, massima attenzione. Io a sto giro non ho messo i guanti, ma sarebbe stato meglio. Quindi lo pieghiamo a metà in questo modo, lo pieghiamo per la metà della lunghezza. Dopodiché dovremmo, ora sono stato un po' abbondante, guarda che non mentivo, c'ho anche la goccina di sanguettino, vabbè. Quindi sono stato un po' abbondante in questo caso, ne ho usato un po' troppo. Andiamo a far riferimento, sto facendo un casino, andiamo a far riferimento a dove c'è il foro, quindi andiamo vicino al foro e da dove c'è il foro più o meno da dove c'è il foro andiamo a posizionare la pinza, la stringiamo e la blocchiamo in questo modo. Quindi la pinza rimane con i due lembi ovviamente, i due capi del filo incastrati e rimangono bloccati all'interno della pinza. Passo da questa parte così sono più comodo e voi vedete meglio. A questo punto, prendendo il pomello nella parte posteriore della pinza, semplicemente tiriamo e la pinza andrà ad attorcigliare il filo. Mi raccomando, non attorcigliamo troppo, perché altrimenti si rompe, più è sottile più facilmente si rompe. Dopodiché possiamo sbloccarlo. Una volta sbloccato il filo dalla pinza, andiamo a prendere uno dei due capi, lo facciamo passare nel foro dell'altro componente da legare, quindi in questo caso il tappo di carico dell'olio, lo riprendiamo, tiriamo e facciamo la stessa operazione, ovvero prendiamo i due capi insieme, lasciamo un 10-15 mm, li prendiamo insieme e andiamo a tirare, ecco fatto, in modo che sia perfettamente tirata questa parte. Dopodiché tagliamo l'eccedenza, lasciamo attaccato 5-10 mm di filo, ovviamente non possiamo lasciarlo così, lo andiamo a piegare in una posizione dove non si corre il rischio di pungersi. Ecco, in questo modo il filo impedirà al tappo di svitarsi e rimarrà assolutamente assicurato. Il filo deve essere sempre legato in modo che vada a tirare nel senso del serraggio del componente. Mi spiego meglio, se immaginiamo che questo sia il tappo, quindi provo a immaginarlo dalla vostra prospettiva, lo sviterò in senso, dal vostro punto di vista antiorario, dal mio orario, quindi in questo verso. La legatura chiaramente dovrà impedire questo movimento, quindi andrà fatta, se avessimo il punto di fissaggio qui, nella parte superiore, quindi una legatura fatta in questo modo, in modo da impedire lo svitamento. È assolutamente errato legarlo sotto, perché il tiro della legatura sarebbe favorevole allo svitamento del tappo. Mi stavo un po' incasinando perché davanti e dietro io da qui lo vedo al contrario. Quindi, ricapitolando velocemente, il senso del tiro della legatura deve sempre andare a serrare quello che stiamo frenando. Quindi, in questo caso, svito e quindi la legatura corretta è nella parte superiore, avendo il fissaggio qui, e errato qui perché se io vado a tirare, se io immagino di tirare la legatura in questo senso, andrei a svitare e per svitare chiaramente non il tappo, mettiamo che fosse il tappo in questione, non avrebbe abbastanza agio per svitarsi del tutto, ma farebbe comunque un bel giro,
un bel giro fino al punto opposto e può essere sufficiente a far fuoriuscire dell'olio o dell'acqua in base a quello che stiamo legando. Questo sarebbe davvero molto molto pericoloso, quindi ricordiamoci sempre questo dettaglio. Idem quando vogliamo legare tra di loro due viti, quindi una in un senso, una nell'altro, sempre con la legatura dobbiamo immaginare, sforzarsi un attimo di immaginare le rotazioni, con la legatura che tenda a tirare tutti e due. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Anche se sei un amatore che va in pista per le prove libere, per puro diletto, per puro divertimento, il mio consiglio è di effettuare comunque queste legature nei componenti che ho detto prima, o se non altro almeno in quelli principali, quindi carico e scarico dell'olio, filtro dell'olio, tubi di eventuale scambiatore di calore dell'olio e tappo del radiatore. Si tratta solo di mettersi lì con un po' di pazienza, fare qualche forellino e poi tutto sommato l'utilizzo di questa pinza è quasi divertente, almeno io mi diverto a farle. Questa non è che sia venuta veramente bellissima, però lavorare con la camera in mezzo è sempre un po' problematico. Quindi il consiglio è, oltre a utilizzarle per chi è obbligato a fare nelle competizioni, anche se siamo degli amatori, mettiamo comunque sempre la moto in assoluta sicurezza. Ti lascio qui sotto nei commenti alcuni link dove puoi trovare pinza per legature di sicurezza come questa e filo per legature. Come sempre mi auguro che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se è così, metti un like, condividi con qualche tuo amico appassionato di moto e di tecnica delle moto. Ti ricordo gli altri miei social dove puoi seguire e trovare altri contenuti, Instagram e Facebook, dove mi trovi cercando M-Racing Motocicli Ignoranti. Se hai domande su questo argomento o vuoi suggerire altri video, ti ricordo che puoi farlo nella sezione commenti qui sotto, e se non l'hai già fatto ti invito a iscriverti dal pulsantino rosso lì in basso a destra, ovviamente solo se ti piacciono e ti interessano i miei contenuti. Dai un'occhiata e poi valuta tu se è il caso, è gratis e a me farebbe davvero molto molto piacere. Ti ricordo gli appuntamenti del martedì sera con i video extra quando ci sono ovviamente, e l'appuntamento fisso del venerdì ore 18 con i video tecnici come questo. Anche per oggi direi che è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.